È il 6 maggio, la festa liturgica della Beata Pierina Morosini. Vogliamo ripercorrere gli ultimi tratti del suo cammino prima di incontrare il martirio in questo luogo santo sul Monte Misma, dove ha dato la suprema testimonianza della fede. Quel 4 aprile del 1957, tornando dal lavoro, Pierina Morosini si ritrovava di fronte al suo aggressore, che attentava alla sua dignità di donna, certamente, ma ancora di più alla sua dignità di cristiana e figlia di Dio, di tutto quello che aveva creduto, ma ancora di più Pierina aveva fatto voto di castità, si era promessa totalmente al Signore, voleva essere la sua sposa. Anche se non aveva potuto entrare in un ordine religioso, anche se non aveva potuto partire come desiderava per le missioni, la sua vita, la sua storia, il suo affetto, il suo corpo, doveva essere tutto per il Signore. Lo aveva promesso. Non poteva venir meno alla fedeltà di quanto aveva deciso e offerto al Signore. Proprio qui, dove c'è questa croce bianca, si svolse il combattimento della martire contro la violenza brutale, contro il male. Beata Pierina, rendici forti contro gli assalti delle tentazioni, contro l'omologazione a ciò che pensa il mondo, contro l'abbruttimento di noi stessi nel peccato, nel male, in tutto ciò che non piace a Dio. Aiutaci a non darci per vinti, ma con l'aiuto e la grazia del Signore, certo, a combattere fino all'estremo delle nostre forze per rimanere fedeli a Lui. Dopo che si fu consumata la violenza, Pierina ebbe la forza di avanzare ancora per qualche metro su questo sentiero, segnato dal suo sangue versato per la fedeltà a Gesù. La beata Pierina Morosini, già colpita dal suo aggressore, percorreva questo breve sentiero prima di accasciarsi al suolo, offrendo a Dio il dono della sua vita virginale. Lo sappiamo, il fratello santo, vista la preoccupazione della madre, le corse incontro e la trovò adagiata, priva di sensi, dove adesso sorge questa cappellina. Fu portata all'ospedale di Bergamo, dove rimase agonizzante per 2 giorni e morì il 6 di aprile. Al tempo della beatificazione, nel 1987, però, la sua festa fu fissata al 6 di maggio, proprio perché il 6 aprile sarebbe sempre caduto nell'ottava di Pasqua o negli ultimi giorni di Quaresima, per poterla festeggiare. Quest'anno è la fase 2 che non ci permette di festeggiare come desideravamo la beata Pierina. Questo piccolo pellegrinaggio virtuale vuole essere un omaggio a lei e soprattutto una supplica per avere la sua intercessione in questo momento. In questo momento di croce per tante persone, vogliamo rivolgersi a Gesù e supplicarlo per intercessione della beata Pierina. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, Salvatore del mondo. Beata Pierina Morosini, tu che hai provato la sofferenza, il dolore,
Tu che eri così sensibile agli ammalati della tua comunità, andando continuamente a trovarli, ti preghiamo idealmente di andare a trovare tutti gli ammalati che sono nelle case di riposo, negli ospedali, nelle nostre abitazioni. Visitali, confortali, da loro la forza di guarire, la speranza, la serenità. E dai tanta forza e tanto sostegno anche a tutti quelli che si prendono cura di loro. Tu qui hai vissuto gli ultimi momenti della tua vita, stai vicino in modo particolare a coloro che stanno per lasciare questo mondo, che si sentano abbracciati dalla misericordia del Signore, riempiti della speranza che solo Lui può dare. Beata Pierina, tu sei vissuta a servizio della tua numerosa famiglia. Visita tutte le nostre famiglie così provate da questo tempo di quarantena. L'isolamento, la fatica di relazioni più ravvicinate, l'impossibilità di uscire di casa. E poi l'incognita per il futuro. Beata Pierina, tu hai provato a vivere nel mondo del lavoro, sei stata un'operaia, ti sei santificata con il sudore e con l'opera delle tue mani. Ti prego, fa che ogni persona possa avere il lavoro. In questo momento economicamente così difficile, che si prospetta così faticoso, fa che tutta la società si possa impegnare per garantire a tutti un lavoro decoroso, dignitoso, per guadagnarsi il pane quotidiano. Beata Pierina, confermaci nella fede. Confermaci nella speranza, confermaci nell'amore per il Signore e tra di noi. Tu che ora sei nella gloria, proprio per la fedeltà che hai avuto nei confronti del Signore e per la carità che hai avuto verso tutti, confermaci in queste stesse virtù. Beata Pierina Morosini, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per tua intercessione ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.